Benvenuti a tutti nel mio nuovo video tutorial. Come potete vedere, ho dedicato questo video ad uno scialle realizzato all'uncinetto. La lavorazione è molto traforata e abbiamo come punto particolare la nocciolina realizzata con 3 maglie alte doppie chiuse insieme e poi questa bellissima frangia molto movimentata che vedrete realizzata nella sezione dedicata al bordo. Quello che volevo sottolineare è l'utilizzo di questo splendido filato che è il Perlina Special, messo a disposizione da Lisa Davy e dal suo shop filatiromance.com. È un filato in microfibra 100%. Il che troviamo spiegato all'interno della fascetta, che praticamente è una composizione sintetica molto soffice e morbida, adatta anche alle pelli più delicate come quelle dei bimbi. È un filato traspirante, lascia traspirare la pelle garantendo il mantenimento di una corretta temperatura corporea, quindi, come vi dicevo, è adatto sia per i periodi estivi che per quelli invernali. Si lava sia a mano che in lavatrice e si lavora facilmente sia ai ferri che all'uncinetto ed anche a macchina. Nella info box troverete tutte le indicazioni per l'acquisto di questo splendido filato. Per realizzare questo scialle ho utilizzato 350 grammi all'incirca di filato, il che vuol dire che sono necessari 4 gomitoli da 100 grammi di filato Perlina Special e un uncinetto numero 4. Ora vi lascio alla lavorazione, che è molto semplice, e buona visione a tutti. Il filato protagonista di questo tutorial è il Perlina Special. È un filato in microfibra, potete vedere la grana del suo filo che sembra proprio tutto ritorto. È un filato a consistenza molto morbida ed è perfetto soprattutto per chi può essere allergico alla lana o ai filati o alle fibre naturali. Questo è il colore 14, è una microfibra 100%, il gomitolo è da 100 grammi e sviluppa 340 metri in lunghezza. Si lavora con i ferri 3,5-4 e anche l'uncinetto è indicato in questi numeri. Come potete vedere dallo schemino, 23 maglie in larghezza e 30 ferri in altezza, lavorati con un ferro 3,5, sviluppano un quadrato di 10x10 cm. Bene, a questo punto possiamo passare al nostro tutorial. Con l'uncinetto 4 facciamo 6 catenelle. Due, tre, quattro, cinque e 6. Le chiudiamo in cerchio, inserendo l'uncinetto nella prima catenella e facendo una maglia bassissima.
Ora lavoriamo 4 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta doppia. Quindi 1, 2, 3 e 4. Di seguito facciamo 2 maglie alte doppie chiuse insieme, quindi 2 gettati sull'uncinetto, passiamo intorno alle catenelle chiuse a cerchio, lavoriamo il primo passaggio, il secondo e lasciamo in sospeso l'ultimo. Di nuovo 2 gettati sull'uncinetto e lavoriamo completamente la nostra maglia alta doppia, 2 passaggi e il terzo, chiudiamo tutte le maglie in sospeso ed abbiamo la nostra prima nocciolina. Ora facciamo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Facciamo la nostra nocciolina completa di 3 maglie alte doppie chiuse insieme. Andiamo con la prima, sempre intorno all'anellino. Lavoriamo le prime 2 maglie, le seconde 2 maglie e lasciamo in sospeso. Andiamo con la seconda maglia alta doppia. Quindi un passaggio, 2 passaggi e lasciamo in sospeso. Andiamo con la terza, facciamo 2 gettati. Vedete che mentre lavoro intorno alle catenelle prendo anche il filo della codina, così lo fermiamo. E lavoriamo completamente questa terza maglia alta doppia, 1, 2 e terzo passaggio, chiudiamo tutte le maglie in sospeso. Adesso facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3 e andiamo a lavorare la nocciolina centrale del nostro scialle, sempre formata da 3 maglie alte doppie chiuse insieme. Quindi lavoriamo la prima senza completarla, 2 gettati, lavoriamo la seconda senza completarla, di nuovo 2 gettati per lavorare la terza maglia alta doppia nella sua interezza, quindi 2 passaggi, e 3 chiudendo tutto. Di nuovo 3 catenelle, 1, 2 e 3, facciamo la nostra nocciolina nuovamente con 3 maglie alte doppie chiuse insieme, quindi la prima senza terminare, la seconda senza terminarla e la terza che andiamo a lavorare completamente chiudendo tutta la nocciolina, quindi 2 e 3. Terminiamo con 4 catenelle e nuovamente 3 maglie alte doppie chiuse insieme. Per formare così la nostra ultima nocciolina. Ed abbiamo quindi il nostro primo giro completato con 5 noccioline. Per il secondo giro lavoriamo 4 catenelle per sollevarci, voltiamo e in testa alla nostra
nocciolina in questo punto, lavoriamo le altre due maglie alte doppie che servono per formarne un'altra, quindi due passaggi, di nuovo due gettati, entriamo nello stesso punto sopra la nocciolina sottostante e lavoriamo l'ultima maglia alta doppia che completerà questo punto ed abbiamo la nostra nocciolina. Ora facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, e sempre nello stesso punto in cui abbiamo lavorato questa prima nocciolina, lavoriamo una maglia alta doppia facendo due gettati, inseriamo l'uncinetto nello spazio dove abbiamo fatto la nocciolina e lavoriamo con i nostri 3 passaggi la maglia alta doppia. In questo modo. Questo giro sarà fatto tutto da maglie alte doppie ad esclusione della prima nocciolina e dell'ultimo punto che sarà nuovamente una nocciolina. Cinque catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo sulla nocciolina successiva a lavorare di nuovo una maglia alta doppia. Cinque catenelle di nuovo. 1, 2, 3, 4 e 5. E ci troviamo adesso a lavorare sulla nocciolina centrale dello scialle. In questo punto, sopra la nocciolina stessa, lavoreremo 3 maglie alte doppie. Allora, passiamo alla prima, quindi 2 gettati. Lavoriamo la prima maglia alta doppia. Facciamo 2 catenelle, di nuovo maglia alta doppia sempre nello stesso punto, quindi sopra la nocciolina sottostante che è il centro dello scialle. Di nuovo 2 catenelle e di nuovo una maglia alta doppia sempre nello stesso punto. Ecco qua, centro dello scialle, sono 3 maglie alte doppie divise da 2 catenelle, l'una dall'altra. Ora riprendiamo a lavorare il lato dello scialle e facciamo 5 catenelle. Una maglia alta doppia sulla nocciolina sottostante. Gli facciamo i nostri 3 passaggi come al solito, 1, 2 e 3. Di nuovo 5 catenelle. Andiamo sull'ultima nocciolina e lavoriamo la nostra maglia alta doppia. Tre catenelle, 1, 2, 3, ed ora sempre nello stesso punto facciamo la nostra nocciolina finale di 3 maglie alte doppie chiuse insieme. Ecco qui.
Abbiamo finito il nostro secondo giro, che è fatto tutto di maglie alte ad esclusione della prima e dell'ultima, che sono noccioline. Per il terzo giro, come al solito, facciamo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, voltiamo il lavoro, completiamo la nostra nocciolina con le due restanti maglie alte doppie da chiudere insieme. Lavoriamo sempre sopra la nocciolina sottostante. Chiudiamo tutte le maglie in sospeso ed abbiamo la nostra nocciolina iniziale. In questo terzo giro lavoreremo tutte noccioline sopra le maglie alte. Allora facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, passiamo sulla maglia alta doppia successiva e vi lavoriamo sopra una nocciolina con 3 maglie alte doppie chiuse insieme. Due passaggi, lasciamo in sospeso di nuovo due gettati, inseriamo sempre nello stesso punto, due passaggi e lasciamo in sospeso e passiamo all'ultima per completare la nostra nocciolina. Lavoriamo tutta la maglia alta doppia chiudendo anche le altre maglie in sospeso. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e andiamo a fare la nocciolina successiva sulla maglia alta doppia sottostante. Chiudiamo adesso, siamo arrivati al punto centrale dello scialle dove faremo una nocciolina per ogni maglia alta. Quindi continuiamo con 5 catenelle, 1. Lavoriamo la nostra nocciolina sulla maglia alta successiva. Cinque catenelle, nocciolina sulla maglia alta doppia centrale. Cinque catenelle, e passiamo a lavorare la nostra nocciolina sulla maglia alta successiva.
questa è la nostra parte centrale dello scialle, vedete? Tre noccioline sulle tre maglie alte doppie del giro sottostante. Continuiamo sul lato con 5 catenelle. Di nuovo una nocciolina sulla maglia alta doppia successiva. Di nuovo 5 catenelle. E nocciolina sull'ultima maglia alta doppia del nostro giro sottostante. Cinque catenelle e lavoriamo l'ultima nocciolina di questo nostro terzo giro. Eccolo qui. Per il quarto giro facciamo le nostre 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Voltiamo e completiamo la prima nocciolina. Questo quarto giro sarà tutto di maglie alte doppie, quindi quando è così non dobbiamo far altro che lavorare 3 catenelle e fare subito la nostra prima maglia alta doppia nel punto stesso in cui abbiamo lavorato questa nocciolina. Ora facciamo 5 catenelle e una maglia alta doppia sulla nocciolina sottostante. Cinque catenelle. E una maglia alta doppia sulla nocciolina sottostante. Cinque catenelle. Maglia alta doppia sulla prima delle tre noccioline del centro scialle. Facciamo 5 catenelle e lavoriamo il nostro gruppo di 3 maglie alte doppie divise tra loro adesso però da 3 catenelle tutte sulla stessa nocciolina centrale, quindi la prima maglia alta doppia,
Facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. La seconda maglia alta doppia, sempre nello stesso punto. 3 catenelle. E la terza maglia alta doppia. Vedete, il centro dello scialle sarà sempre partendo dalla prima nocciolina, poi 3 maglie alte doppie, una nocciolina su quella centrale e 3 maglie alte doppie sulla nocciolina sottostante. Si continua lavorando 5 catenelle e una maglia alta doppia per ogni nocciolina che avremo poi sul lato dello scialle, quindi 5 catenelle, una maglia alta doppia. Cinque catenelle, una maglia alta doppia, cinque catenelle, una maglia alta doppia. Vedete, siamo arrivati all'ultima nocciolina, quindi facciamo di nuovo 5 catenelle, una maglia alta doppia in testa alla nostra nocciolina sottostante, che è l'ultima, tre catenelle e lavoriamo la nocciolina finale, sempre nello stesso punto. Quindi 3 maglie alte doppie chiuse insieme. Ecco qua, abbiamo terminato il nostro quarto giro. Quinto giro, facciamo le nostre 4 catenelle per voltare e iniziamo subito con la prima nocciolina, quindi lavoriamo altre 2 maglie alte doppie da chiudere insieme alle catenelle iniziali. Ecco qua, e ci siamo. Ora non dobbiamo far altro che lavorare 5 catenelle e una nocciolina su ogni maglia alta doppia sottostante. 1, 2, 3, 4 e 5, nocciolina, cinque catenelle, nocciolina sulla maglia alta successiva,
5 catenelle, 1 nocciolina sulla maglia alta successiva. Cinque catenelle, 1 nocciolina sulla maglia alta successiva, 5 catenelle, 1 nocciolina sulla prima delle 3 maglie alte del centro scialle, 5 catenelle, 1 nocciolina sulla maglia alta doppia centrale. 5 catenelle sulla maglia alta doppia successiva. 5 catenelle. Continuiamo allo stesso modo sul lato di continuiamo allo stesso modo sul resto dello scialle, quindi 5 catenelle e una maglia alta e 1 nocciolina su ogni maglia alta doppia.
Siamo arrivati alla fine, quindi 5 catenelle e facciamo l'ultima nocciolina di 3 maglie alte doppie chiuse insieme. Ecco qua. Ora non rimane che ripetere i giri 4 e 5, quindi questi che vi ho fatto vedere in ultimo, e continuare a lavorare fino a quando non raggiungete la dimensione che preferite del vostro scialle. Io adesso continuerò a lavorare e ci rivedremo poi per il bordo di rifinitura. Il mio scialle ora misura 160 cm di larghezza sulle spalle per 75 di altezza. A questo punto non mi resta che lavorare il bordo di rifinitura. Ho terminato lo scialle con un giro a punti noccioline, vedete, con la parte lavorata, con il nostro motivo di 3 maglie alte doppie chiuse insieme, ed ora continuiamo in questo modo. Ora continuiamo con l'ultimo passaggio, non facciamo nessuna catenella e voltiamo il lavoro. Così come ci troviamo. Facciamo una maglia bassissima qui sulla nostra nocciolina. E lavoriamo 11 catenelle, 1, 2, 3, 3 catenelle. Tenete il segno sull'ultima catenella appena fatta, quindi 1, 2 e 3 e facciamo una maglia alta prendendo la catenella in cui abbiamo lasciato il segno, quindi la quarta catenella dall'uncinetto. Facciamo la nostra maglia alta, di nuovo 3 catenelle. E facciamo una maglia bassissima dove abbiamo lavorato la maglia alta. Ecco, vedete che abbiamo la nostra pallina tra virgolette. Ora facciamo 10 catenelle, 1, 2, 3. E fermiamo con una maglia bassissima nella maglia bassa successiva.
In pratica abbiamo realizzato una piccola frangia. Continuiamo allo stesso modo. Facciamo una maglia bassissima nella maglia bassa successiva e lavoriamo di nuovo una frangia. Quindi 11 catenelle, 3 catenelle. Una maglia alta la fermiamo nella quarta catenella dall'uncinetto, di nuovo 3 catenelle che fermiamo con una maglia bassissima nella catenella in cui abbiamo lavorato anche la nostra maglia alta. Ecco qua. Ora 10 catenelle. E ci fermiamo con una maglia bassissima nella maglia bassa successiva a quella in cui abbiamo iniziato a lavorare le nostre catenelle della frangetta. Ecco qua la nostra seconda frangetta. Maglia bassissima per passare alla maglia bassa successiva e di nuovo lavorate una frangetta come la precedente. E questo per tutto il giro dello scialle. Ed ecco completato il nostro scialle con questo movimentato bordino. Avete visto, è uno scialle facilissimo da lavorare. È perfetto per l'utilizzo di perlina special che trovate nel negozio di Lisa Filati Romance. Per lavorare questo scialle, compreso il bordo, ho utilizzato all'incirca 350 g di filato e questo è quello che è rimasto. Potrete utilizzare ovviamente per fare altri piccoli lavori. Anche stavolta abbiamo terminato. Spero che vi sia piaciuto questo scialle, che potrete utilizzare sia nella bella stagione, anche come pareo soprattutto, e anche nella stagione invernale. Se vi sembra troppo traforato per l'occasione, potete benissimo avvolgerlo intorno al collo, visto che è abbastanza grande, in quanto è leggerissimo e vi darà il calore necessario per passare le giornate invernali fuori casa. Vi ringrazio per aver seguito questo mio tutorial, ringrazio Lisa per avermi fornito il filato perlina con cui lavorare lo scialle. Non mi resta che augurarvi un buon lavoro e darvi appuntamento al prossimo modello da realizzare insieme. Di nuovo, buon lavoro e ciao a tutti da Lilla.